Cari bambini, bambine, ragazzi, ben ritrovati. C'era una volta un maestro con un discepolo che camminavano molto di paese in paese. Camminavano nei deserti con il loro cammello, e quindi capirete come alla fine della giornata, quando si fermavano, erano molto stanchi. Il compito del discepolo era quello di avere cura del cammello del suo maestro. Un giorno avevano camminato tanto, c'era stato un caldo molto molto forte, per cui quando la sera arrivarono alla locanda il discepolo era molto debole, non aveva la forza di nemmeno di accudire il cammello, di legarlo al bastone, a un supporto al quale tutti legavano i propri animali. Ma quella sera era troppo esaurito, troppo esausto e disse, Dio, pensaci tu, guarda tu il cammello, te lo affido. E andò a letto a dormire. E il giorno dopo, quando uscì dalla locanda insieme al maestro, si accorsero che il cammello non c'era più. Si guardano intorno, non lo trovano. Allora il maestro chiede al suo discepolo, dove hai messo il cammello ieri sera? Non lo so. Io ieri l'ho appoggiato qui, ma ero talmente stanco che non l'ho legato. E ho detto, Dio, pensaci tu. Non è colpa mia se il cammello è stato rubato o se è andato via, è colpa di Dio. Tu mi dici sempre che mi devo fidare di lui e ieri sera l'ho fatto, quindi oggi non prendertela con me. E il maestro disse al suo discepolo, caro ragazzo, devi ancora imparare tanto nella vita. È vero, io ti ho sempre detto e ti dirò sempre che devi imparare a fidarti di Dio, ma Dio qui non ha altro che le tue mani. Qual è il nocciolo di questa storia? Noi non possiamo astenerci, non fare qualcosa e dire, Signore, pensaci tu. È vero, è importante chiedere al Signore la sua collaborazione, ma è anche vero che noi dobbiamo fare la nostra parte. Dio qua, sulla Terra, non c'è fisicamente. Per fare lui le cose che potremmo fare noi. C'è una poesia che ho trovato di un giornalista, Raoul Follerot. Vi vorrei leggere, vorrei leggere due o tre righe di questa poesia. Cristo non ha mani, ma ha soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi per guidare gli uomini sui suoi sentieri. Cristo non ha labbra, ha soltanto le nostre labbra per raccontare agli altri uomini di sé. Cristo non ha mezzi, ha soltanto il nostro aiuto per condurre gli uomini. A sé. Cosa vuol dire? Ragazzi, noi siamo, e vorrei che ognuno di noi provasse a pensare di se stesso e a vedersi in questa maniera. Abbiamo gli occhi? Noi, io e voi da casa, voi siete gli occhi di Dio. Voi siete gli occhi attraverso i quali Dio vede le persone. E attraverso i vostri occhi gli altri devono vedere l'amore di Dio. Voi siete quelle mani di Dio che sulla terra possono dare aiuto, possono soccorrere, possono accarezzare chi ha un momento di tristezza. Le vostre labbra sono vostre, ma sono anche le labbra attraverso le quali Dio vi chiede di dire una parola gentile, di dare un bacio, di fare un sorriso a qualcuno che ne ha bisogno. I nostri piedi sono anche i piedi di Dio che ci devono portare incontro a qualcuno che ha bisogno. E allora ragazzi, da ora in poi, quando guardiamo a noi stessi, proviamo a vederci in questa maniera. Dio deve essere coinvolto da noi nelle nostre cose, ma noi dobbiamo fare il nostro. E dobbiamo dire, Signore, cosa posso fare per te? Ti offro le mani? Ti offro gli occhi? le orecchie per ascoltare, le gambe per andare, la bocca per parlare e un cuore per amare. E allora ragazzi, guardiamoci sotto quest'altro obiettivo, sotto quest'altra prospettiva e ci accorgeremo che potremmo fare tante cose, ma con lui. Lui da solo potrebbe fare tutto, forse, sicuramente non forse, ma lui lo vuole fare con noi. E allora... Prendiamo la mano di Dio e facciamo le cose insieme. Buon lavoro ragazzi! Ci sentiamo la prossima volta. Ciao!